Amici e amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di Moto.it, Gran Premio di Francia, Alemán, Gran Premio per la MotoGP caotico, flag to flag, un Gran Premio molto intenso, perché quando c'è il flag to flag succede di tutto. Vittoria di Miller e della Ducati, ne parliamo assieme a Livio Suppo. Livio, ciao, Ciao, ciao buonasera. a tutti, buona serata. Ciao e grazie di essere mio ospite. Grazie a voi. Allora, Livio, Gran Premio molto intenso. Beh, andiamo subito a vedere la classifica, che così anticipiamo quanto è successo oggi. Alemán ha vinto Jack Miller davanti a Johann Zarco, 3 secondi 970, quindi doppietta Ducati, è la seconda consecutiva. Fabio Quartararo terzo, per lui è il primo podio sul bagnato e quindi secondo me è molto significativo. Quarto posto per Pecco Bagnaia, come al solito, mi viene da dire, autore di una grande rimonta dalla sedicesima posizione. Finalmente Danilo Petrucci davanti, quinto posto, personalmente sono molto contento. Sesto Alex Marquez, settimo Nakagami, ottavo Paul Espargaró, quindi Lecuona, Vignales decimo, Rossi undicesimo, Marini dodicesimo, Bastianini quattordicesimo e Morbidelli sedicesimo. Sono caduti Marquez, tra gli altri sono caduti Marquez, Rins, Mir, mentre le due Aprilia si sono ritirate per problemi tecnici. Allora, fai un quadro della giornata. Come ti è sembrata questa gara? Così in generale, poi entriamo nello specifico. Allora, in generale, sicuramente una gara condizionata ovviamente da questo scroscio di pioggia, che poi è stato veramente per poco tempo la pioggia Sì, ma intensa, intensissima bella e comunque forte. sufficiente a modificare la gara. All'inizio erano partiti bene sia Vignales che Quartararo e anche Jack. È stato incredibile, a me è una cosa che mi ha stupito molto, appena ha iniziato a venire giù qualche goccia di pioggia, come Marc risaliva e come invece Vignales perdeva terreno. Quindi Maverick sembra proprio che, se non è tutto perfetto, cioè se non è a posto, non riesce a fa più fatica degli altri a spingere, a tenere la concentrazione. Mark, mi dispiace molto, io pensavo, visto che davano tutti pioggia per il weekend, ero convinto che avrebbe potuto essere un vantaggio per lui, perché sotto la pioggia si fatica meno e quindi lui, che non è ancora in condizioni al top, poteva essere avvantaggiato, e difatti sul bagnato andava fortissimo. Ha un po', oggi ha sicuramente esagerato, probabilmente gli manca un po' quel senso del limite, che la sensibilità per andare forte ovviamente ce l'ha. Diciamo che quelli che temevano che dopo l'incidente, dopo questa lunga convalescenza, sarebbe tornato meno Marche di prima, direi che è rimasto tale quale, a livello di velocità e anche a livello di, a volte, non sapersi accontentare. Oggi sicuramente un po' alla sua portata e ha buttato via tutto con non una, ma bensì due cadute. Molto contento per Jack, intanto perché per anni siamo stati criticati, Nakamoto ed io, che avevamo fatto fare il salto dalla Moto3 alla MotoGP, e Jack Ci si avrei scommesso persino 100 euro che l'avresti detto. ognuno tirerà qualche mulino, scusa. Assolutamente, assolutamente. Però no, adesso, a parte gli scherzi, Jack si sta dimostrando. Ha fatto sicuramente il team ufficiale gli sta facendo bene. Evidentemente si sente la responsabilità di dover far bene. Sembra che questo, a parte le prime due gare dove sembrava partito stortissimo, anzi, le prime tre gare, adesso è costantemente molto veloce. Quindi direi che sia lui che Pecco sono una bella realtà. Pecco ha fatto una gara pazzesca, perché partire indietro come era lui, sedicesimo era, giusto? Giusto. E rimontare fino al quarto posto, e insomma è stato veramente bravo. Anche lui con un doppio penalty lap, quindi sono stati veramente molto bravi. Quartararo sembrava avesse vinto, perché evidentemente, come dici tu, un po' il braccio appena operato, un po' il primo podio sul bagnato, era veramente molto contento, è tornato in testa al mondiale. Mi sembra un mondiale un po' più definito rispetto a quello dell'altro anno. Ecco, mi sembra che se l'altro anno poteva veramente succedere di tutto e ogni gara cambiava tutto, qua mi sembra che più o meno quelli che vanno forte sono più chiari rispetto allo scorso anno.
Io direi di, siccome hai analizzato abbastanza bene Marquez, però finiamo allora il discorso, completiamo il discorso su Marquez facendo un po' di considerazioni. Allora, intanto la prima che mi viene da fare è che si può dire, forse definitivamente, mai dire mai, si dice, però anche quest'anno è fuori dal mondiale. Sei d'accordo? Sì, diciamo che se oggi avesse vinto, comunque fatto, recuperato ancora dei punti su Quartararo e Pecco, poteva in qualche modo tenere aperte le speranze. Così, adesso lui ha 3-0 in pratica, non sembra ancora al massimo della forma, e invece qui là davanti sono costanti, perché sia Pecco che Mick e Jack che Quartararo, bene o male, sono sempre a podio o lì vicino, quindi... appunto campionato come l'altro anno dove ogni gara c'era qualcosa di diverso poteva essere più fattibile. In questo momento sembra che ci siano dei piloti in grado di lottare per il podio tutte le gare, e quindi diventa ovviamente più difficile un eventuale recupero. Ecco, allora, definito questo, io sono della tesi che lui è ormai fuori dal mondiale. Io fino al Gran Premio, fino a domenica, fino a stamattina ero ancora convinto che potesse rientrare in qualche maniera, e secondo me invece con la caduta insomma ha messo fine alle sue possibilità. Allora, poi l'altro aspetto, come dicevi tu, quando ha cominciato a piovere, e vi assicuro che a un certo punto pioveva veramente forte e secondo me era anche pericoloso guidare in quelle condizioni, comunque Marquez ha recuperato, se non mi sbaglio, 2 posizioni in un attimo. E poi a me è impressionato come lui è entrato al box, si è visto che lui ha pensato di vincerla la gara, perché ha appaiato Quartararo, si è visto benissimo, no? Nell'immagine dall'alto sono entrati assieme nella pit lane, poi Quartararo ha fatto un gran casino, lui è uscito dalla pit lane e a quel punto poteva vincere perché sul bagnato aveva un gran passo. Quindi questo aspetto è da sottolineare, questa sua ferocia agonistica. Sì, sì, è quello appunto quello che dicevo prima. Lui sicuramente da quel punto di vista lì non è cambiato, e oggi lui forse quello che un po' l'ha fregato, magari se si sentiva meno in grado di vincere stava più tranquillo. Qua ha fatto un errore da principiante, non tanto il primo quanto il secondo, stava andando veramente troppo forte, girava un secondo e mezzo più forte di Jack che era in testa, quindi stava chiaramente esagerando. Sì, ecco perché... Io non ti sento. Mi sa che Giovanni si è bloccato. Ho perso la connessione, mi senti ancora? Io sì. Sì, dicevo che Marquez è caduto, poi è ripartito e ha cominciato a girare, veramente, come dice Livio, un secondo e mezzo più forte di quelli che stavano davanti, ed è caduto nuovamente. Allora, io prevedo le due cadute. La prima caduta è uno sbaglio che forse ci può anche stare, ma che comunque dice che lui non ha paura. Io pensavo che tornasse con un po' di paura e invece non ce l'ha. La seconda caduta è forse un po' questa cosa che lui si sente ancora un po', non dico onnipotente, però quasi, o no? Tu come la vedi? Sai, da fuori è difficile giudicare. Io credo 9 mesi di cioè praticamente lui ha saltato un mondiale, diciamo così, 9 mesi, certo. Però diciamo che lui ha saltato un mondiale. E forse un anno sportivo. Quello che forse gli manca adesso è proprio questa abitudine a gestire il rischio sul filo di lana, no? E in una gara come questa ovviamente è molto più difficile. Lui ha questo talento pazzesco per cui sul bagnato va fortissimo, però è anche un attimo buttarsi per terra, quindi forse un po' gli manca, cioè sta pagando non solo a livello fisico, ma anche proprio a livello di abitudine alla bagarre, abitudine alla gara, ecco. Ma e nelle prossime gare come lo vediamo, secondo te? Secondo me lui continuerà a migliorare, io sono convinto che più passa il tempo, più lui ripiglia in mano la moto. La cosa strana è che mi sembra di aver capito che anche lui è tornato al telaio vecchio, quindi evidentemente lo sviluppo che hanno fatto quest'inverno... non ha funzionato,
E quindi qua si vede di nuovo che Mark è mancato a Londra, perché alla fine quest'anno è vero che hanno fatto pochissimi test, è vero tutto, però alla fine le indicazioni che avevano raccolto lo scorso anno sembra che non abbiano funzionato particolarmente bene. Sì, scusami Livio, va detto che almeno per come l'ha spiegata lui ha detto io avevo bisogno di certezze. Siccome le mie condizioni fisiche non mi permettono di avere delle certezze, ho voluto ripartire dalla base che conoscevo bene, fare una specie di punto zero e da lì poi andare avanti ed eventualmente capire se le modifiche fatte sono state giuste o meno. Ti convince o non ti convince troppo? Però il fatto che anche Nakagami, tornato quel telaio, si sia trovato meglio, insomma, mi fa pensare che effettivamente la moto nuova non vada meglio di quella vecchia, ecco, perlomeno quella. Ok, benissimo, chiarissimo. E allora adesso andiamo a parlare di Ducati. Arrivano un sacco di domande e cercheremo anche di rispondere alle domande quando io mi perdo un po', Livio, oggi sono un po' confuso, non so nemmeno chi sei tu bene, quindi, quindi no, scherzo, naturalmente. Allora, doppietta Ducati. Allora, è chiaro che la gara è cambiata nel momento in cui è iniziata a piovere, perché se fosse rimasto asciutto, secondo me, avrebbero fatto prima e secondo le Yamaha. Ma questa è una cosa che non si può naturalmente verificare. Ducati comunque sta facendo qualcosa di straordinario, perché ha fatto podio in tutte le gare. Ne ha già vinte due consecutive con Jack Miller, è stato in testa al mondiale con Bagnaia, sono tutti lì a giocare. Insomma, come vedi la Ducati nel complesso e poi entriamo nello specifico dei piloti? Ma molto bene, e devo dire che penso li abbia fatto bene questa grossa rivoluzione di piloti che hanno fatto. Quando un pilota sta in una squadra tanti anni e non vince, alla fine si crea, e che è quello che è successo con il Dove, no? Perché hanno vinto tante gare, ma l'obiettivo era il mondiale e non ce l'hanno fatta. Si crea una sorta di delusione reciproca, cioè della squadra nei confronti del pilota e del pilota nei confronti della squadra, che è deleteria. Per tutti, perché alla fine toglie morale, non tiene più. Invece trovare dei ragazzi giovani, pieni di entusiasmo, che sono felici di essere lì, perché è la prima volta per entrambi che sono in una squadra ufficiale, con tutto quello che vuol dire, c'è molto più supporto, ci si sente più importanti. Questo secondo me ha dato una bella botta di motivazione ai piloti, scusami, agli ingegneri, e li vedo molto bene, anche Zarco sta facendo molto bene, quindi chapeau, sono stati bravi a puntare su dei giovani e ad oggi sta pagando. Ecco, ci sono tre piloti che possono vincere il mondiale in Ducati oggi, no? Che sono Miller, Bagnaia e Zarco, ok? Mm-hmm. Non necessariamente in quest'ordine. È sempre difficilissimo. È un bene o un male avere più piloti in grado di vincere, o sarebbe meglio concentrare le forze solo su un pilota? È impossibile, ma cioè, come funziona? Voglio dire, la Yamaha adesso è vero che ha tre piloti potenzialmente in grado di vincere e Valentino in questo momento no, però quello che fa i punti, che fa la legna, è sempre Quartararo, quindi è lui chiaramente secondo me il numero uno all'interno della Yamaha. In Ducati non c'è un vero numero uno, è un problema o è un vantaggio? No, secondo me è un vantaggio, perché comunque intanto se quei piloti forti fossero su un'altra moto comunque sarebbero lì, cioè proprio li elimini, ma se sono comunque nel mondiale ce li hai comunque contro, quindi tanto vale averli sulla stessa moto. Per la casa sicuramente un vantaggio, e per i piloti non cambia niente, perché se corressero con un'altra moto gli darebbero comunque fastidio. La cosa buffa è che di questi tre solo Pecco e Zarco hanno già vinto dei mondiali. L'unico che non si è mai giocato un mondiale fino alla fine è Jack, perché quello della Moto3 sembrava dovesse vincerlo e invece alla fine lo vinse Alex Marquez. Quindi questo è, cioè, dei tre l'unico che non ha mai gestito la pressione di un vincere un mondiale, quindi durante il corso della stagione, questa diventa una cosa sicuramente che può avere influenza, è Jack. Bisogna vedere se è maturato anche da quel punto di vista. Allora, intanto Alfredo dice: tre Ducati nei primi quattro sono numeri da paura, un dominio. Io sono d'accordo, la Ducati quest'anno sta
dimostrando di essere la moto migliore. Complimenti veramente alla Ducati, l'ingegnere Daligna e i suoi ingegneri, perché hanno fatto un grandissimo lavoro, e quindi sono d'accordo con Alfredo. Invece Dario dice: vogliamo dirlo una volta per tutte che la Ducati è una moto che va il doppio delle altre e che quindi le manca un vero campione che la porti agevolmente al titolo come meriterebbe. Cosa rispondiamo a Dario? Beh, intanto non va il doppio, va molto bene, ma come tutte la moto perfetta non esiste, ha sicuramente dei più lati positivi che lati negativi la Ducati in questo momento, ma insomma direi che non mi sembra, spesso e volentieri si diceva la Ducati, quello che manca la Ducati sono i piloti, direi che in questo momento i piloti sono messi bene e lo stanno dimostrando, hanno comunque 3 piloti nei primi 4 posti, quindi direi che stanno andando bene. Direi che sono messi bene. Intanto Marcello, il mio grande tifoso, dice: Zam, dai che spingi sempre Vignale e Zarco solo perché ti sono simpatici, sono dei perdenti, fidati. Allora, caro Marcello, intanto io non spingo né Vignale né Zarco né nessuno, devo ammettere che io ho un debole per i piloti italiani in generale, di tutte le categorie, questo lo ammetto. Però, Vignale, Zarco, mi sono matici con tutti gli altri piloti. Allora, rimaniamo in Ducati, Mill, Bagnaia e Zarco. Secondo te chi è il più forte tra questi tre piloti? Come talento puro, io credo Jack. Come completezza, forse Pecco. Perché comunque alla fine è quello che appunto ha vinto un mondiale, in queste gare è stato non ha ancora vinto neanche una gara, ma è molto costante. Jack, bene o male, deve ancora dimostrarlo. E Zarco, a me Zarco è sicuramente molto forte, però uno che in MotoGP da tanti anni ha avuto anche delle moto competitive e comunque non ha mai vinto una gara. Allora, o se riesce a vincere una gara si sblocca anche lui e ne vincerà poi di più, ma altrimenti mi sembra che a Zarco qualcosina gli manchi per essere un campione del mondo. Mentre Pecco ha meno esperienza, Zarco è da un po' che in MotoGP, no? E ha fatto delle cose egregie fin da subito, però comunque non ha mai vinto una gara. Quindi voglio dire, tra quello su cui punterei meno, e ovviamente vincerà il mondiale lui. Eccolo, un classico, io l'avevo detto. No, però questa cosa è assolutamente giusta, è vero che lui corre in MotoGP, se non sbaglio, dal 2017, aveva fatto un ottimo debutto con la Yamaha, aveva fatto proprio secondo qui a Le Mans dopo aver fatto la pole position, però è vero che gli manca l'ultimo gradino. Infatti lui ha detto una frase che a me ha colpito, ha detto: il team è pronto, la moto è pronta, spero di esserlo anch'io. Un po' qua a confermare quello che lui comunque è un ragazzo intelligente. Se ti rendi conto, quando tu hai tanti anni che sei lì, hai avuto delle moto con cui poter vincere, non hai mai vinto, evidentemente un pezzetto ti manca, che magari è anche proprio solo di convinzione sua, perché quei livelli lì vanno ovviamente tutti fortissimo. Però non so, il Nakagami che anche oggi era di nuovo lì, faceva quarto, era terzo, poi guarda bestia anche lui, cioè non sembra che anche lui un po' di convinzione nei suoi mezzi ti manchi. Senti, è LV Best Critics, allora se vi filmate con un nome, un cognome, io sono più contento perché sono vecchia maniera. Dice dell'R. Esatto, bravo, esatto. Almeno se usate un pseudonimo, usatelo senza la R, bravo. Zarco 2021 uguale a mio 2020. Come dire, Zarco sta facendo della regolarità un'arma a suo vantaggio. Cosa ne pensi? In realtà, ricordiamo che è caduto in Portogallo e non è caduto per un problema al cambio, come tanti mi hanno detto, e non l'hai detto. Non è così, ha sbagliato a fare una cambiata e poi è caduto, che è ben diverso, che aveva avuto un problema al cambio. Vai. Come dicevo prima, comunque quest'anno rispetto allo scorso anno sembra che siano più piloti in grado di essere costanti, costantemente veloci, perché Quartararo lo è stato e non avesse avuto il problema alle braccia a Jerez, molto probabilmente era una gara vinta quella. Pecco lo è, adesso Jack sembra anche lui in grado di essere sempre veloce, quindi
mi sa che quest'anno la regolarità non basta, bisogna anche vincere delle gare, questa è un po' la mia sensazione, e da quel punto di vista lì è vero che con i sei, con i ma non si va da nessuna parte, ma a livello di pura prestazione forse in questo momento Quartararo è ancora un po' più degli altri, perché come abbiamo detto a Jerez senza problema al braccio avrebbe vinto, e qua oggi sul bagnato, se fosse stato asciutto, credo sarebbe stato difficile batterlo, quindi sembra in questo momento che l'accoppiata Yamaha Quartararo sia quella, almeno secondo me, quella che ha più potenziale. Allora, Walter non è d'accordo con la nostra analisi su Zarco, perché dice il perdente Zarco ha vinto due mondiali in Moto2, cosa riuscita a pochi, a me sembra vicino, ma nessuno mette in dubbio che sia veloce, però purtroppo è un dato di fatto che in MotoGP ancora non ha vinto un gran premio. Allora, chiudiamo il discorso Ducati con il Mugello. È possibile fare tripletta per la Ducati? Secondo me sì, perché sarebbe anche, credo, la prima volta che Ducati piazza tre moto sul podio, sarebbe bello. È una pista che si adatta a quelle caratteristiche, alle caratteristiche della Turismo 16. Perché no? Secondo me potrebbe, è possibile. Sarebbe tanta roba. Quante triplette ha fatto? No, beh, impossibile, non lo so, puoi sapere. La Honda. Guarda, la Honda, io ricordo un anno in cui pensavamo di farne tante, in realtà poi ne abbiamo fatte poche, era l'anno maledetto del 2011, dove c'eravamo forti Marco, Dani e Casey, però forse ne abbiamo fatto una sola, se ben ricordo, perché comunque mettere tre piloti a podio è veramente difficilissimo. Quindi, ecco, a questo proposito, Livio, mi viene in mente nel 2003, quindi ritorniamo al 2003, quando la Honda in Brasile fece, adesso non mi ricordo male, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, perché quell'anno lì dominava nettamente con la 5 cilindri, certo. E Valentino Rossi non si sapeva ancora se sarebbe passato in Yamaha, cosa avrebbe fatto. E io mi ricordo, Ministro, che Valentino Rossi vinse la gara e come al solito noi gli chiedemmo, ma allora... E io gli feci la domanda, come si fa a lasciare una moto che fa primo, secondo, terzo, quarto e quinto? E lui disse, per lasciare una moto così devi avere le palle. Io in quel momento ho capito che lui sarebbe andato alla Yamaha. Sì, perché gli dava gusto... A lui dava fastidio di sicuro, ti ricordi, lui nei primi anni si pensava che fosse forte, ma si pensava anche che aveva avuto l'Aprilia migliore in 125, l'Aprilia migliore in 250, la Honda di Duoni quando è entrata in 500, la 5 cilindri che obiettivamente, soprattutto nel 2002, era un missile rispetto alla Yamaha. Assolutamente. Questo a lui dava fastidio, perché in realtà lui era fortissimo e quindi voleva dimostrarlo. Quindi... Assolutamente, comunque sì, mi è venuto in mente questo flash, poi ricordo Valentino alla Yamaha nel 2004 e vinse il mondiale. Allora andiamo a parlare di Yamaha e di Quartararo, hai già detto pilota veloce, regolare. A me stupisce questa cosa, che comunque lui ha avuto un problema al braccio a Jerez quando probabilmente avrebbe vinto la gara. Oggi è iniziata a piovere quando probabilmente avrebbe vinto la gara, anche se in realtà si poteva giocare alla grande anche Vignales. E insomma, qualche problemino eppure in testa al mondiale. Mi fa pensare un po' questa cosa. Quello per, secondo me in questo momento è quello più in forma. Avrebbe vinto, aveva il potenziale di vincere 4 gare su 5. Ne ha vinte 2, ma in realtà aveva il potenziale di vincerne 4. E quindi uno, direi che gli altri non ce l'hanno, questo nessuno degli altri ha avuto un potenziale così alto, quindi lui rimane in questo momento secondo me il favorito. Questa è la mia crescita sua o della moto? O di entrambe le? Direi più sua, perché comunque vedi che Vignales continua a essere il Vignales di sempre, che alterna prestazioni pazzesche ad altre molto più opache, Vale qua sembra che sia andato un po' meglio, però non sta performando meglio dell'altro anno, anzi, quindi sembrerebbe che più che la Yamaha molto migliorata, mi sembra un Quartararo molto più, che crede molto di più nelle sue potenzialità. Sì, Davide infatti dice Fabio è migliorato tanto psicologicamente, io sono d'accordo, lui è più convinto delle proprie possibilità. Torno un attimo alla Ducati, perché Parchi dice ma la Ducati ha preparato la gara
in previsione della pioggia, perché appena hanno messo le gomme da pioggia erano velocissimi. No, in realtà durante tutto il fine settimana si era visto che loro con le gomme da bagnato, con la pioggia, erano velocissimi, e quindi hanno soltanto confermato quanto si era visto in prova. Sei d'accordo, Olivio? Sì. Ma la Ducati è storicamente forte sul bagnato, ti ricordi anche dall'esordio nel 2003, e tutti erano convinti che sul bagnato, visto che era una moto che andava a un sacco di potenza, tutto avrebbe fatto fatica. In realtà la caratteristica della Ducati, che è sempre stata quella di avere un ottimo motore, ma magari un po' meno di percorrenza in curva, sul bagnato si esalta, perché la percorrenza in curva sul bagnato ovviamente non può diventare un vantaggio, nel senso che devono andare tutti più piano, mentre se hai trazione, scarichi bene la potenza e ne hai tanta, diventa un plus. Quindi una moto che sulla carta sembrerebbe dover essere in difficoltà sul bagnato, in realtà è sempre andata molto forte. Ricordo che la Ducati aveva vinto anche l'anno scorso qui sul bagnato con Danilo Petrucci, e questo mi permette un attimo di sottolineare la prova di Danilo Petrucci. Ricordiamo che venerdì Danilo Petrucci era ultimo alla fine della giornata di prove libere, stamattina dopo il warm up bagnato era primo. Questo secondo me gli ha dato una grande carica, e la pioggia gli ha permesso di sfruttare la sua capacità sul bagnato. Come lo vedi Danilo? Perché sta facendo così tanta fatica? Ma sai che secondo me più che di Danilo solo bisogna capire cosa sta succedendo alla KTM, che lo scorso anno sembrava avesse fatto un salto in avanti notevole, al punto di vincere 3 gare se ben ricordo, e quest'anno fa una gran fatica, non solo Danilo, che peraltro è il primo anno che la usa, ma anche Binder, che è uno che l'altro anno comunque andava molto forte. L'unico che sembra comunque cavarselo, Olivera, ma cade tanto, e quindi evidentemente sta cercando, va oltre al limite attuale della moto. Non so se possa dipendere davvero solo ed esclusivamente da questa gomma anteriore a Michelin, che non c'è più, e con la quale loro si trovavano particolarmente bene. Credo si parli a livello di carcassa più dura delle altre, credo di aver capito. Certo è che è strano, cioè tutte le KTM stanno facendo più fatica rispetto allo scorso anno. La pioggia gli ha aiutati, Danilo sappiamo quanto è forte sulla pioggia, gli piace Le Mans, mi ha fatto molto piacere, perché comunque un quinto posto migliore delle KTM gli dà morale, e questo lo aiuterà. Però secondo me c'è da capire meglio cosa sta succedendo in KTM, se stanno patendo così tanto il fatto che lo scorso anno avevano le concession e quindi potevano fare tanti test, probabilmente riuscivano a preparare anche il setup e le gomme in funzione delle piste. Evidentemente quest'anno, cioè erano molto bravi a fare quel mestiere, adesso non possono più farlo, stanno facendo molta fatica. Secondo me va più forte la priglia della KTM in questo momento, che è una roba nessuno l'avrebbe detto un anno fa. Ecco, l'Aprilia, ricordo che entrambi i piloti, come ho detto all'inizio, sono stati costretti al ritiro da problemi tecnici. Io ti vedo di nuovo bloccato, allora magari parlo io e dico una cosa che mi fa piacere, poi glielo spiegheremo a Joe. Aver visto l'Aprilia con Salvadori, soprattutto in condizioni di bagnato fortissimo. Alex, che sia un pilota forte, lo sapevamo, ma Salvadori andare così forte sul bagnato mi ha fatto veramente, è stato bello. Immagino un ragazzo così giovane che riesce a entrare in Q2 e tutto, va, bravo, bravo. Io ho perso un attimo la linea. Quindi ho parlato un po' io. Bravo, hai fatto bene, okay. È un vero professore. Hai di nuovo però. Allora, motori, ha avuto problemi tecnici, non so specificare quale, perché naturalmente i team manager, gli ingegneri in questo caso, vero Olivio, non dite mai la verità quando succede questo. A volte è vero che a volte si dice, io mi ricordo, non so, quando Gibernau nel 2006 al Jerez si dovette ritirare perché si era rotto quell'affarino del cambio elettronico, era veramente un pezzo, uno stupido pezzo da poche lire che si era rotto, ma ormai sembra anche quando è vero sembra finto, perché in effetti storicamente gli uffici stampa sono un po' resti a dire quello che succede nei motori che si rompono. Gio, io ti vedo di nuovo bloccato. E quindi provo ad andare avanti io di nuovo, mi faccio le domande da solo. E non capisco neanche se lui riesce a capire che non ci senta. Allora, eccomi qua, mi faccio le domande da solo, è sempre più facile. Quindi della KTM abbiamo parlato,
Possiamo parlare della Honda, abbiamo parlato di Marquez, ma non abbiamo parlato della Honda. Poi Espargaró, che nel weekend è andato meglio rispetto a quello che ha fatto nei primi. Eccoci, Giorgio. Eccomi, adesso mi sono collegato col telefono, spero che funzioni meglio della linea qua. Okay. Intanto avevo preso l'iniziativa di parlare della Honda perché comunque abbiamo parlato di Marquez, ma non degli altri piloti della Honda. La Honda, stavo dicendo che Paul ha fatto un weekend sicuramente più pimpante rispetto a quelli che ha fatto fino ad oggi con la Honda, ma ha combinato di nuovo un pasticcio, è caduto diverse volte, mi pare diverse volte, e soprattutto oggi in gara ha fatto un'asinata. Ed è comunque. Aspetta, quale senato? Quella del primo giro, ti riferisci? Quando ha fatto quell'imbarcata pazzesca, ha poi entrato cattivissimo in quella curva, e poi anche il morbido è andato dritto. Sono stati fortunatissimi per non farsi anche male lì. Però comunque alla Ecco, fine è ma è stata una arrivato. cosa irregolare secondo te? Perché No, io l'ho no, ha detto che ha fatto giudicato. un'asinata, nel senso che comunque lui è No, no, uno. no, no, ma Gli si chiude un po' la vena, e quando gli si chiude la vena fa delle stupidate, secondo me. E comunque è arrivato, se lasci stare Marche che è caduto, ultimo delle tre onde che erano ancora in pista. Quindi secondo me lui continua a essere un po' deludente. Alex Marquez non è stato male, ma se pensiamo che lo scorso anno qua aveva fatto podio, il primo podio parato sul bagnato, ci si poteva aspettare anche di più. poteva anche Esatto, vincere. l'altro anno sì. Quindi una Honda che mi sembra ancora molto marca dipendente, non solo secondo me per la moto, ma anche proprio per i piloti che ha. Questa è un po' la mia sensazione. Intanto Davide dice: Zam, difendi ancora Paul e Espargaró. Devo ammettere che è abbastanza complicato. Mai dire mai, i conti, sai come si dice in questi casi, i conti si fanno alla fine. Però, insomma, devo dire che lui mi sembra che si stia mettendo troppa tensione addosso. Non si capisce. Lui è l'unico che sta andando avanti con sto telaio 2021. Non capisco se per scelta o per obbligo, questo sinceramente non lo so, però è chiaro che insomma sta rendendo al di sotto delle aspettative, almeno delle mie, perché le mie aspettative erano alte. Le tue Tra non so. l'altro, nel sabato in prova sembrava il mondiale di Barrichello, non so se. che In che a senso il mondiale? quello della fine sembrava avessero fatto primo, secondo, terzo, e invece non È c'è stato. vero. È vero, Quindi è vero, è vero. sembrava avesse vinto lui il mondiale, poi invece all'ultimo giro non mi ricordo più chi superò qualcuno, e quindi insomma alla fine lui non vinse il mondiale per pochissimo, però è stato buffo. Michele Suzuki. dice, Scusi. aspetta, adesso arriviamo alla Suzuki. Michele dice: Suppo, come vedi Miller? E io aggiungo: può vincere il mondiale uno come Miller? Io dico di sì. Secondo me Pensi? sì, il talento e la velocità ce l'ha di sicuro. Bisognerà appunto vedere lui che non si è mai giocato. Lui e Quartararo non si sono mai giocati, non hanno mai vinto un mondiale. E sono due dei pretendenti di quest'anno. Quindi bisogna vedere come la gestiranno. Sicuramente, se c'è una cosa che può aver in qualche modo influito nella carriera di Jack, che appunto ha saltato la Moto2, è quella di non aver imparato a gestire una stagione da protagonista. Questa è probabilmente la prima che fa veramente, a parte quella che aveva fatto in Moto3, e quindi bisognerà vedere. L'altro anno, per esempio, secondo me questa è una cosa che è pesata molto su Quartararo. Quartararo che è arrivato il primo anno in MotoGP ed è stata una sorpresa per tutti, oggettivamente, perché chi dice adesso che era sicuro che Quartararo andava così forte mente, perché in realtà Quartararo era Infatti, fortissimo e poi si era perso, ha d'accordo. vinto una gara in Moto2. Quindi chapeau al team Petronas che credette in lui subito. L'anno dopo, cioè l'altro anno, che oltretutto con Mark fuori la prima gara, lui ha vinto le prime due gare, sembrava che il mondiale era scontato che l'avrebbe vinto lui, e invece secondo me lui l'altro anno la cosa che l'ha influenzato di più è proprio questa capacità e abitudine a gestire una pressione che sicuramente è pazzesca. Sono d'accordo. Io credo che Jack abbia le caratteristiche, però bisogna vedere se adesso gli viene anche questa capacità di gestire una pressione che non ha mai avuto. Ecco, allora invece uso la domanda di Piero che dice: la gara della Suzuki è stata ovviamente disastrosa, però c'è da dire che Le Mans negli ultimi anni era stata la pista peggiore, invece quest'anno sono andati bene. Siete d'accordo?
Allora, introduciamo l'argomento Suzuki con questa considerazione di Piero. Come la vedi? Come la giudichi? Allora, oggi era sicuramente un giorno in cui fare gli errori era facile. Certo è che Mir e Rins non si sono fatti mancare niente. Ecco. Peraltro Rins è la terza gara fila che si butta per terra. Ed è anche vero che tu quando arrivi da due gare che sei caduto e ti trovi in una condizione così difficile come quella di oggi è terribile, perché tu sicuramente sono molto spaventati, cioè sanno che non devono fare l'errore, più pensi quando devi fare l'errore più è facile che alla fine lo fai. Quindi rimangono due piloti molto veloci con una moto competitiva e che però stanno facendo un po' più, molta più fatica di quello che si pensava. Senti, questa considerazione di Mauro dice: Rins mi fa arrabbiare alla velocità, forse più di Mir, ma non è sereno, aspetta che l'ho perso, fa troppi errori. Comincio a credere che manchi brivio nel paddock a riportare un po' di tranquillità ai piloti. Secondo te manca brivio dentro al box Suzuki? Ma sai, Davide è una persona sicuramente di grande esperienza, molto bravo a gestire il team. I giapponesi da quel punto di vista lì hanno... non fosse altro per la difficoltà che hanno di parlare, perché caratterialmente hanno culturalmente un rapporto diverso con gli altri, sicuramente una figura come quella di Davide si sentirà la mancanza. È chiaro che sono due piloti molto forti, entrambi vogliono vincere e quindi... Sì, secondo me sentono la mancanza di uno che possa aiutarli a stare tranquilli. Allora, una considerazione di David che dice: secondo me i piloti da Vale in giù a 8 giri dalla fine dovevano tentare le slick. Allora, prima della risposta di Livio, spiego quello che ha detto anche Miller. Ha detto che lui a 7 giri dalla fine ci ha pensato a questa cosa, perché ha detto l'asfalto ormai era completamente asciutto, lui tra l'altro aveva la soffice posteriore, quindi era messo peggio rispetto alla media, e ha detto ci ho pensato di tornare ai box, ma qui la pit lane è talmente lunga, avrei perso troppo tempo e quindi ho deciso di rimanere in pista. Ecco, però la considerazione di Davide su chi era dietro non è, secondo me, così sbagliata, anzi. Sì, probabilmente sì, anche se ipotizziamo che i giri, purtroppo c'erano pochi giri, Gio, perché alla fine se tu metti anche che vai 4 secondi al giro, intanto il primo giro non vai tanto più forte perché devi capire, devi iniziare a spingere, certo. E quindi ce ne sono già solo più 6. Dopodiché... poniamo che hai 5 secondi al giro di vantaggio, 6 per 5, 30, hai guadagnato 30 secondi. Sono tanti. Sì, che sono quelli che hai perso, dico che sono tanti andare 5 secondi. Puoi aver ripreso i secondi che hai perso a entrare a cambiare la moto. Cioè, sì, sa che o lo fanno tutti, perché tutti non stanno proprio più in piedi, allora vabbè. Ma penso che 6 o 7 giri fossero veramente troppo pochi per rischiarsi. Allora, direi che l'argomento MotoGP l'abbiamo sviscerato, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Vediamo un attimo i debuttanti, Marini 12° e Bastianini 14°. Allora, queste sono condizioni abbastanza complicate per un debuttante in MotoGP, però devo dire che comunque Marini ha avuto un weekend, un fine settimana dittoso, secondo me. C'è Bastianini, un po' a sorpresa per quanto mi riguarda, ha fatto troppa fatica. Sì, lui ha fatto molta fatica, tra l'altro non abbiamo fatto i complimenti a Luca Marini per la Q2, anche lui seguendo Pecco, mi sembra. Bagnaia, esatto. Comunque ha portato la moto in Q2, quindi è stato veramente bravo. Non so Pecco quanto sia contento la prossima volta che vanno a girare insieme alla cava, se non gli danno testata, perché sicuramente ha influenzato la sua gara, però comunque è stato veramente molto bravo. E invece non so perché, ma Bastianini non ho avuto modo di leggere, non so, di chiedere a Carletto, ma questo giro qua ha fatto molta fatica. Non abbiamo parlato di Vale però della MotoGP, che secondo me... Aspetta, prima di parlare di Vale ti faccio una domanda di René, che ti chiede cosa dice il mitico ingegnere Filippo Preziosi sull'attuale MotoGP. Se hai qualche informazione,
manca del moto mondiale. Voi due mancate del moto mondiale, sarebbe bello rivedervi. L'ha detto René, non l'ho detto Filippo, io. Con Filippo diciamo che ci sentiamo spesso, in classico, tipo anche domani mattina andando a lavorare, ci sentiamo e commentiamo le gare. Da un punto di vista tecnico, però, no, sinceramente non gli ho mai più chiesto, non gli ho chiesto, domani provo a chiedergli. E poi la prossima volta che mi ospitate ve lo racconto. Però lui le sa, anche lui segue ancora le gare, e quindi la passione non continua a chiamarla Ducati la nostra moto. Beh, ci credo. Ma sai che io, come tanti altri, mi piacerebbe tantissimo intervistarlo, ma mi sa che lui non. Adesso, no. Ma ogni tanto mi ha promesso che mai, se farà un'intervista, la facciamo insieme. Però mi sa che farò fatica a convincerlo. Allora, mi prometti che facciamo una diretta su moto.it, io, te, Cereghini, preziosi e Suppo. Va bene. Allora, invece, per quanto riguarda Vale, in realtà ne abbiamo parlato un po' all'inizio, cosa vuoi dire di Valentino Rossi? No, che mi sembra che nel weekend sia andato un po' meglio delle ultime gare, e questo è positivo. Ho avuto modo di commentare l'altra settimana con Franco, io quello che trovo strano è che meno di un anno fa Jerez Vale ha fatto podio e adesso fa così fatica. Quest'anno sembra che facesse veramente tanta fatica, adesso mi sembra che abbia un po' scavallato, però non può essere solo l'età, capite quello che voglio dire? Cioè, evidentemente c'è qualcosa che non riescono a trovare, o che cambiano troppo spesso l'assetto, o che c'è qualcosa che gli sfugge, però questo weekend è stato decisamente meglio rispetto agli altri. Io voglio dire, non si può vedere un Valentino Rossi che si qualifica undicesimo, che fa delle gare senza andare a punti, capito? Qui comunque era, quando ha avuto quel mezzo incidente, era settimo, credo, sulla scena. Sì, ha fatto tutto un altro weekend e speriamo che l'area di Mugello gli faccia bene, perché, ripeto, siamo sempre stati avversari, ma vedere un Valentino Rossi fuori dai punti o ultimo in griglia è proprio una cosa che io, che l'ho visto dominare per anni da avversario, non posso vederlo. Ma secondo te, Livio, allora, come può essere il rapporto dentro al box? Allora, Valentino ieri ha detto che il team Petronas lo sta supportando in ogni modo, li ha ringraziati, eccetera, però da quello che si sa c'è una competizione tra il team futuro VR46, quindi di Valentino Rossi, e il team Petronas per prendersi le Yamaha. E voglio dire, come può essere la gestione? Alla fine tu hai il tuo pilota che potrebbe in qualche maniera fregarti, tra virgolette, le moto per l'anno prossimo. Sicuramente non è facile, poi sono sicuramente tutti professionali, la Yamaha. Le persone attorno a Vale sono sue persone, no? Per cui la moto gli ha a posto un suo uomo, quindi dal punto di vista di supporto e di tecnica, no? Credo che ci sarà nessuna differenza. Certo è che è quello che succede quando uno fa più cose, no? Io, per esempio, nei miei 22 anni di MotoGP, spesso e volentieri dei piloti sono venuti a chiedermi se gli facevo da manager, e io non ho mai accettato, perché ho sempre pensato che uno o fa una cosa o fa l'altra. Mentre per esempio in Formula 1 Toto Wolff è anche manager di Bottas, che mi scappa da ridere, quando fanno i contratti si metterà davanti uno specchio, immagino, perché lui è socio di Mercedes, cioè al 33% del team, è il team principal ed è pure il manager del pilota. E anche Acciaio è proprietario di Acchi. Io trovo che rischi che poi ti metti in situazioni che sono un po' difficili da gestire. Sicuramente questa è una di quelle, ecco. Se la trattativa fra VR46 e la Yamaha dovesse andare avanti, è chiaro che nell'ambiente non possono essere così contenti, a meno che la Yamaha garantisca 6 moto e quindi tutti contenti. Senti, c'è una domanda, non so leggere il nome, Armageddon. Perché il grande Stoner ha criticato aspramente la Ducati? Alla fine l'avevano preso come collaudatore pagandolo profumatamente in condizioni fisiche precarie. Non capisco questo amore e odio. Ricordo, per chi non l'avesse seguito, che in una intervista di settimana scorsa, 10 giorni fa, Stoner non era stato così tenero nei confronti della Ducati. Tu come la vedi?
Casey, non lo conosciamo. Casey. Adriana direbbe Casey, così. Casey ha detto peste e corna della Ducati quando è venuto in onda nel 2011, l'ha scritto nel libro che era rimasto delusissima, ha detto peste e corna della Honda quando è andato via di nuovo da noi, ed è andato in Ducati felicissimo, e poi dopo lui non ce la fa, lui è più forte di lui, lui è talmente bianco o nero, cioè non, il grigio per lui non esiste, che se lui si convince che qualcosa non va come vorrebbe lui, allora diventi il suo peggior nemico. Con me è ancora convinto adesso che sia io che ho convinto i giapponesi a non farlo correre al posto di Dani a Austin nel 2015, e fece anche con me, ha fatto un'intervista in cui me l'ha detto di tutti i colori. Non, è Casey, è assolutamente Casey. Chiudiamo con la, con la MotoGP. Se tu dovessi scommettere oggi un euro, va, su chi vince il mondiale, su chi lo punteresti? Mi dispiace perché ovviamente sono affezionato a Ducati, però come ho detto prima, secondo me il più forte in questo momento è Fabio. Ok, e invece aspetta che c'è un'altra domanda di Enea che dice, domanda per Olivio, la gomma in caso di flag to flag, in che modo viene decisa? Decisione del pilota oppure dell'ingegnere di pista? Beh, dipende, solitamente c'è anche, anche abbastanza importante i suggerimenti che vengono dati dal gommista, cioè dal tecnico che ogni pilota ha nel garage. A quanto ho capito, se ho ben capito, ho sentito un'intervista di, io seguo le gare su MotoGP.com, e diceva che visto che si aspettavano la pioggia più tardi, avevano montato le gomme morbide perché pensavano tutti di dover fare pochi giri sull'acqua, e quindi ha un po' fregati il fatto che invece la pioggia è arrivata subito. Quindi sai, è sicuramente un qualcosa di concertato fra il capo tecnico, il pilota e il tecnico della Michelin. Se ti arrivano troppe domande non riesco a finire, allora vediamo se finiamo con questa, perché Pino Derma dice, non so se ne avete già parlato, la gara di Malmax ne abbiamo già parlato, mi ha buttato giù di morale, devo preoccuparmi? Chiudiamo la gara con questo. Di Marquez. Mi ha buttato, deve preoccuparsi secondo te questo evidentemente tifoso di Marquez? Ma no, perché? Perché Marquez ha dimostrato ancora una volta di essere rimasto quello di prima, l'ha dimostrato dalla prima FP1 che ha fatto quest'anno quando è tornato, che ha fatto terzo in condizioni di pista mezza asciutta e mezza bagnata, dimostrando quindi che lui, la sua attitudine alla velocità e a prendersi dei rischi non è assolutamente cambiata dopo l'incidente, e oggi ha fatto sicuramente due errori, o perlomeno uno di sicuro grave, ma ci sta, secondo me ci sta, dopo tanto tempo così che non corri, in una pista dove comunque fosse l'unico che ha sbagliato, ma sono andati a quanto hanno finito la gara? In 13-14? Sono caduti la in gara l'hanno finita in 16, perché anche Franco Morbidelli che ha preso 4 giri, però l'hanno finita in gli errori l'hanno fatti tanti, era un attimo sbagliare. Io penso che torneremo a divertirci con Mark di sicuro. Ok, allora passiamo alla Moto2, vittoria di Raul Fernandez davanti a Remy Gardner, quindi doppietta del team Ayo in questo caso, Bezzecchi terzo, Arbolino quarto, finalmente Arbolino ha fatto una gara convincente in Moto2, Di Gianantonio ottavo, Simone Corsi nono, Dalla Porta undicesimo, ma poi in realtà è stato squalificato, è stato pesato un chilo sotto il limite che è di 217 kg in Moto2, moto più pilota, lui era 216 kg e quindi è stato squalificato. Raul Fernandez è un fenomeno? Ah, sicuramente è uno di quelli bravi, non direi di sì, insomma mi sembra lui come Acosta dei giovani, che adesso oggi Acosta non ho visto la gara, però non è andato bene. Dopo ci arriviamo alla Moto3, ma di questi piloti della Moto2 secondo te chi è pronto per la MotoGP? Fernandez, Gardner, Bezzecchi, Loves che è caduto oggi, allora chi c'era già stato?
Io credo è stato in un momento particolare, sì, dove la Aprilia era veramente, sì. Io credo che i primi due della gara di oggi siano dei papabili prossimi MotoGP già il prossimo anno, secondo me possono fare il salto. Ok, allora adesso andiamo a vedere la Moto3 che ha vinto Garcia, o Garcia, non so mai come si dice, che ha vinto con la Gas Gas, che in realtà è una KTM. Io devo dire che non sono un amante di queste cose, di questi marchi che si chiamano in maniera differente, la moto è sempre la stessa, davanti a Salac e Riccardo Rossi, che è stato bravissimo, è stato commovente nel fine gara, lui e i suoi genitori, perché hanno ringraziato tantissimo Fausto Gresini, perché era stato Fausto Gresini a portare Riccardo Rossi al mondiale, quindi insomma è stato emozionante. E McPhee quarto, allora Acosta è ottavo dopo essere risalito. Dunque, Acosta è caduto, ecco, adesso mi è venuto in mente bene, è caduto e poi è rimontato fino all'ottava posizione, quindi ha fatto un'altra gara straordinaria. Allora, tu sei uno di quelli, cioè sei quello che ha portato Miller dalla Moto 3 alla MotoGP. Lo faresti lo stesso con Acosta? Lui è giovane, lui è giovane molto. Lui è troppo giovane, cioè lui, a parte che è il primo anno di Moto 3, cioè che non era il primo anno. Mi sembra, poi questo qua c'ha 16 anni, no? È veramente un bambino, quindi no, assolutamente troppo presto. E anzi, io penso che lui il prossimo anno farebbe bene, comunque vada a questo mondiale, magari a starsene anche un altro anno in Moto3, perché è veramente piccolino. Cioè, quando sono così giovani, hanno anche proprio il fisico che deve ancora formarsi bene. La Moto2 è comunque una moto pesante. Quando iniziano così piccoli, non è scritto da nessuna parte che a 18 anni devono già essere in MotoGP, Samuele dice Acosta un passo più di tutti, è un fenomeno, adesso me lo sono perso, il eh? concetto è quello. Non si piove, bisogna solo capire se. Venga, non dimentichiamoci che Quartararo era uno che era un fenomeno così da piccolo e poi dopo si è perso per strada perché aveva troppa pressione, era troppo scontato che era il nuovo Marquez, era troppo. Cioè, questi ragazzi devono essere Però circondati. Livio, Sì. Livio però scusa, non aveva ottenuto i risultati che No, stava no, no, ottenendo assolutamente. Acosta. Però nel CEV, lui aveva stradominato nel CEV, era arrivato nel mondiale, ti ricordi, col team di Alzamora con delle aspettative pazzesche. Acosta sta sicuramente gestendo meglio la pressione del primo anno, però mi auguro proprio che sia circondato da persone con i piedi per terra che lo aiutino a star tranquillo e a non vedersi già il futuro Marc Marquez, ecco, perché la strada per arrivare poi andando a forte in MotoGP è lunga. Suppo, oltre a gestire il marchio Tok Bike, ecco come è scritto lì, la utilizza anche la bici che produce, rispondo io, la utilizza anche bene, è a un livello più o meno come il mio, quindi è abbastanza scarso, No, la scherzo, più forte Giovanni. però insomma, però, faremo un'altra puntata in mountain bike perché ho voglia di fare un giro in mountain bike, caro Livio, quindi prepara la, come si chiama quella nuova, la MIG, no, come si chiama? Ecco, PK0. preparala che arrivo. E invece Marcello dice: Zam e Livio, il campione del mondo MotoGP 2021 sarà Pecco Bagnaia. Quindi, con questo augurio e con questo in bocca al lupo a Pecco Bagnaia, direi che possiamo chiudere la diretta. Io ringrazio tantissimo Luciano Lombardi in regia. Aspetta, dopo ti ringrazio. Ringrazio Moto.it per la passione e ringrazio soprattutto Livio Suppo per la disponibilità e per i commenti che sono sempre molto interessanti. Mi raccomando, portaci preziosi. Ci proviamo, dai, mi farebbe molto piacere Sarebbe meraviglioso. Martedì dopo GP con Nico Cereghini, l'ingegner Giulio Bernardelle, e quindi appuntamento a martedì per un'altra diretta con Moto.it. Ciao a tutti, ciao e grazie. anche a me. Ciao, Ciao Livio, grazie. buona serata a tutti, grazie. Ciao, ciao.